Beh, sicuramente penso che siamo davanti ad una nuova era per quello che riguarda lo sport. L'esperienza virtuale oggi diventa un quid in più, no? Per le property sportive che si lanciano in nuove iniziative creative, originali da proporre alle proprie fan base, in particolare in un momento come questo, davanti a un'emergenza come quella che tutti ormai stiamo fronteggiando, che è quella del Covid-19, l'esperienza digitale oggi, come dicevo prima, diventa un valore aggiunto, qualcosa che possa intrattenere in un momento difficile in cui la pratica sportiva è ferma, tutte le persone che comunque hanno una grande passione per la pallacanestro nella nostra fattispecie. E una nuova era per lo sport perché oggi l'esperienza virtuale non è solo alternativa alla pratica sportiva, ma è proprio qualcosa che va ad integrare la pratica sportiva con un'esperienza del tutto nuova e che appassiona allo stesso modo di quanto è in grado di fare la pratica sportiva a tutti gli appassionati. Io parto dalla questione dei preconcetti che mi sta molto a cuore. In quanto sono un gamer di vecchia data, ho iniziato agli inizi degli anni 80 con la mia fida e vecchia Atari 2006 e già allora c'erano le leggende metropolitane per cui i videogiochi, oltre a fare male alle persone, rovinavano anche i colori delle televisioni. Queste erano le leggende metropolitane dell'epoca. In tempi più Questo me la recenti, ricordo niente addirittura io, fotodimensionale. questa dei colori delle TV. Sì, esatto. Questa mi è rimasta proprio. In tempi più recenti, l'Organizzazione Mondiale della Salute aveva contribuito a una sorta di demonizzazione del videogioco, dicendo che crea dipendenza e gettando un ponte verso la ludopatia, che in realtà è patologia del tutto differente. Ora, leggendo invece gli articoli durante e post-Covid, esce che l'Organizzazione Mondiale ha rivisto la sua posizione sui videogiochi, perché sostanzialmente sono stati invece un'ancora di salvataggio per molti poveracci costretti a casa 24 ore al giorno, senza sapere cos'altro fare che non giocare. Motivo per cui quindi il videogioco in sé e l'e-sport di conseguenza in questo periodo ha avuto un boom. In questo preciso momento Charles Leclerc, il pilota della Ferrari, sta giocando a Call of Duty e ci sono 4.124 spettatori che guardano la sua partita. Questo Non male. per dare un'idea anche dell'audience a cui si rivolge questo fenomeno. E mi riallaccio a una domanda che mi ha fatto un mio amico qualche giorno fa, papà di un ragazzino che gioca tantissimo, e mi ha detto: quello che non capisco va bene che lui giochi, non capisco quando si mette a guardare le partite. Provate a dargli voi una risposta. Io una risposta ce l'ho, nel senso, anche quando guardi una partita di calcio o una gara di Formula 1, una partita di basket, in realtà tu stai guardando qualcosa che non controlli. Quindi sei spettatore passivo esattamente come quando guardi una partita di NBA 2K, ad esempio. Ma è proprio questo, Pietro, rientra, diciamo, nel cliché, no, di cui parlavamo prima, è la novità che a volte non viene compresa. Quando questa novità diventerà normalità, sono convinto che tutte le persone avranno la risposta giusta, insomma, capiranno il perché, comprenderanno anche un interesse che può avere un ragazzo che è di una generazione ovviamente differente. Massimiliano, per la cronaca si tratta di Kyle Giersdorf, un ragazzo di 16 anni che ha vinto questo premio, quindi ha vinto più lui di Novak Djokovic a Wimbledon. Ma cito Novak Djokovic come primo citato Leclerc per farti una domanda, da addetto ai lavori del mondo esports. Il giocatore, l'atleta che si cimenta nel mondo esports come sta facendo Leclerc proprio in questi minuti, e che quindi abbatte sostanzialmente tutte le barriere che possono essere campo, uffici stampa, sponsor, addetti marketing e compagnia, ma semplicemente si pone sullo stesso piano del suo pubblico, no? È una sorta di scambio win-win, cioè l'atleta che si pone positivamente in questo mondo alla fine attira anche una parte di questo mondo verso il suo, verso lo sport, tra virgolette, tradizionale. Sì, assolutamente. Tieni presente che per ora
in una fase, diciamo così, ancora iniziale, l'e-sport è visto soprattutto come un elemento di comunicazione e di marketing, proprio per la sua capacità innata di attirare. Se tu consideri che nel panorama italiano diversi giocatori di Serie A o ex giocatori come Totti hanno fatto i loro tornei, ovviamente in associazione con le maggiori società organizzatrici, tutto questo ha portato, come evidente che sia, ad aprire una finestra in più sul mondo dello sport normale. JC Prime Time on Air, il podcast ufficiale della Junior Casale.